again. Per noi un patrimonio è una cosa viva. Va curato tutti i giorni e ha bisogno di attenzioni particolari. Con alcuni serve sensibilità, con altri perseveranza, per farli crescere nel modo più adatto alle proprie esigenze, creando valore per il domani e proteggendolo nel tempo. Per questo i nostri consulenti sono sempre al tuo fianco, aiutandoti a dare forma ai tuoi progetti di vita, per favorire lo sviluppo della tua azienda con un piano su misura, valorizzando il tuo patrimonio finanziario, così come quello immobiliare, e accompagnandoti nelle scelte più importanti per il futuro della tua famiglia. Questo programma è offerto da Schroders. Benvenuti su Blu Rating News, vediamo insieme le principali notizie della giornata. Manovra, la legge va in Parlamento. Governo, si studia un altro salvabanche. PIR, rischio bolla, ma la raccolta può toccare 50 miliardi. Il colosso BlackRock supera il 5% in Mediobanca. Banca Generali vince, ma è allarme gestito. BNP Paribas, utili in crescita e ricavi in frenata. Il governo depositerà la legge di bilancio in Parlamento entro il 31 ottobre. Dopo l'ultima bozza licenziata in data 29 ottobre, questa lievita 115 articoli, dai precedenti 73. La manovra contiene misure per oltre 30 miliardi di euro, con l'incremento del deficit nel 2019 dell'1,2 tendenziale al 2,4 programmatico. Reddito di cittadinanza e pensioni quota 100 vedranno la luce con provvedimenti normativi ad hoc, che saranno sostenuti da due fondi, uno da 9 miliardi per il reddito di cittadinanza e uno da 6,7 miliardi per le pensioni. L'esame dovrebbe essere assegnato alla Commissione Bilancio della Camera, essendo il decreto fiscale in corso di conversione in Senato. Prima della partenza per l'India, il premier Giuseppe Conte ha dovuto fare il punto su banca e manovra con il ministro dell'Economia Giovanni Tria. La volontà è stata quella di delineare possibili scenari di intervento a sostegno degli istituti, nel caso l'allargarsi dello spread tra i titoli decennali italiani e tedeschi dovesse andare fuori controllo. L'eventuale intervento comunque non dovrà ripercorrere la strada di ricapitalizzazione pubblica seguita con il Monte dei Paschi di Siena o il modello utilizzato per il salvataggio della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca. L'ultima bozza della legge di bilancio quantifica in 525 miliardi l'anno fino al 2021 la dotazione del fondo di risarcimento per i risparmiatori colpiti dal crack bancari degli ultimi anni. Una raccolta tra 35 e 50 miliardi di euro in 5 anni e circa 160 quotazioni. Sono queste le potenzialità che hanno ancora i PIR, piani individuali di risparmio, cioè i prodotti finanziari nati nel gennaio 2017, per sostenere le piccole e medie imprese italiane. I numeri sono stati evidenziati da uno studio realizzato dalla Junior Enterprise dell'Università Bocconi, in collaborazione con Deloitte e NCTM Studio Legale. Il report mette in evidenza però una nota dolente. I PIR possono dare origine a una bolla finanziaria sulle piccole e medie imprese se nei prossimi anni non continuerà ancora il flusso di nuove quotazioni sul mercato. In Italia infatti c'è un bacino di ben 9.000 PMI che possono accedere ai listini azionari, ma molte di loro spesso rinunciano a fare il grande salto. Movimenti in vista tra gli shareholder in piazzetta Cuccia. Attualmente il primo azionista è Unicredit con l'8,41%, mentre Mediolanum ha il 3,28% e Invesco il 3,12%. BlackRock è salito dal 25 ottobre scorso al 5,004% complessivo, ma si è soprattutto portato dal 4,26% al 4,723% dei diritti di voto. Il gruppo guidato da Larry Fink rappresenta dunque un investitore sempre più presente e stabile in Mediobanca. Piazzetta Cuccia e BlackRock hanno un elemento in comune, la crescita nel risparmio gestito. Il Wealth Management rappresenta il 22% dei ricavi della Merchant Bank milanese, contro il 20% di un anno prima e il 16% del 2016. Settembre da incubo per le reti.
7 gruppi su 12 fanno registrare il rosso nella raccolta netta nel risparmio gestito. La classifica mensile vede al comando Banca Generali. L'Istituto del Leone Alato, guidato dalla D. Gianmaria Mossa, registra nuovi afflussi per 310 milioni di euro, grazie ai 330 milioni raccolti nell'amministrato, che coprono 20 milioni di uscite nel gestito. Brutto segnale in generale per il comparto Assoreti. Dopo 2 anni e mezzo di bonaccia, l'indicatore principe del business, quello della raccolta netta in risparmio gestito, fa segnare segno meno, precisamente per 120 milioni di euro. Non accadeva dal 2016. BNP Paribas, una delle principali banche francesi, ha annunciato risultati nel terzo trimestre 2018 in calo a causa della debolezza del business corporate e investment banking e delle filiali europee. I ricavi sono scesi dello 0,4% a 10,35 miliardi di euro, al di sotto dei 10,61 miliardi attesi dagli analisti, anche se la crescita generata dalla divisione servizi finanziari internazionali ha contribuito a un aumento generale degli utili netti del 4% a 2,12 miliardi di euro. I costi operativi della banca sono saliti del 2% nel corso del trimestre, a causa di maggiori spese in revisioni tecnologiche. Il consiglio del giorno offerto anche quest'oggi da finanzaoperativa.com e Poste Italiane. Neutral per Mediobanca con target a 8 euro, dopo che il titolo aveva aperto a 6,33 euro in mattinata. Gli obiettivi industriali e finanziari del piano annunciato dalla D. Matteo Delfante verranno conseguiti prima del tempo, a detta degli analisti. Ecco la maggiore e la peggiore performance giornaliera nella categoria dei fondi comuni aperti retail disponibili in Italia, sulla base dell'ultima rilevazione disponibile del NAV, a guidare la classifica quest'oggi Threadneedle, mentre ultima posizione per Aberdeen. Anche quest'oggi siamo giunti alla fine della puntata, un buon investimento a tutti voi! Questo programma è offerto da Schroders.